questa fase dell'anno scolastico è tempo di Open Day. In vista della scelta degli studenti delle medie chiamati all'iscrizione al ciclo di studio della secondaria di secondo grado, delle superiori per intenderci, quegli istituti, nell'intento di far conoscere la propria offerta formativa, si aprono a studenti e genitori. Le visite guidate durano uno o più giorni. Tra le prime scuole a partire, a Isernia, l'ISIS Fermi Mattei. Punto di forza di quella realtà, un diploma che, stando ai dati più recenti, permette di entrare in tempi ragionevolmente brevi nel mondo del lavoro. Questo soprattutto grazie alla variegata offerta di indirizzi di studio. Si va da elettronica, elettrotecnica, informatica e telecomunicazione, ambiente e territorio per il settore tecnologico, ad affari, finanza e marketing con articolazione SIA, ovvero sistemi informativi aziendali, e turismo per il settore economico. Fiore all'occhiello della nostra scuola, i laboratori, sottolinea la preside Emilia Sacco. Come tutti gli istituti tecnici, il fiore all'occhiello sono i laboratori, quindi invitiamo soprattutto le famiglie, i ragazzi che vogliono iscriversi nella nostra scuola a visitare i nostri laboratori, dove vengono espletate attività almeno per metà del monte ore settimanali. E a proposito delle ricadute lavorative, anche il percorso di studi dell'indirizzo turistico in questa fase in Molise offre concrete prospettive. Ce ne parla Maria Luisa Angelone, docente di geografia turistica. Abbiamo visto in questi ultimi due anni riversare nelle aree interne un turismo che in un momento di Covid, dove altrove, diciamo, nelle aree culturali, nelle città culturali era tutto fermo, da noi si è manifestato un grande dinamismo. Questo però diciamo che richiede anche la presenza di una formazione nel settore. La segreteria dell'ISIS Fermi Mattei, rimarcano dalla scuola di corso Risorgimento, è a disposizione per dare supporto e assistenza per le iscrizioni online. Per farlo basta fissare un appuntamento. La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12, il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.